Allora, Ciao. vi mostro il pubblico. Ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ok. Vi metto full screen, vi cedo lo schermo e fate pure tutto. Avete fatto una breve introduzione? O... No, fatela pure voi che riuscite a farla meglio. Ho solo parlato del bot che è in Sudafrica. Va bene. Bene, allora, ciao a tutti, parlo io, sono Francesco, siamo un gruppo da quattro che hanno lavorato su Dweserbot e in linea con me c'è Luca che si dedicherà alla parte un po' più tecnica, io più o meno vi racconto la storia di Dweserbot e posso mettere sulle slide, volendo, se mi date un secondo, e ditemi se si vede il tutto. Si vede? Per ora è tutto nero. Ah, ok, sono arrivati. Ecco, perfetto. Allora, il tutto è partito a metà settembre dell'anno scorso, quando ci siamo trovati io, Luca, Silvio e Massimiliano a Trento per una hackathon che voleva promuovere Trento Smart City. E tra le varie track della hackathon c'erano anche una hackathon che si focalizzava sul risolvere i problemi della zona di Duesa in Sudafrica. E ci siamo messi insieme in team e siccome al momento cominciava a essere trendy e lavorare sul chatbot abbiamo detto bene, potremmo fare un bot di Telegram che erano stati appena rilasciati. Siamo grossi appassionati di Telegram, ha una quota di mercato molto alta in Trentino e quasi tutti i servizi e gli studenti ce l'hanno e quindi abbiamo detto potremmo fare qualcosa effettivamente per lavorare su un bot di Telegram e quindi siamo usciti con l'idea di Dweserbot. E vi presento un attimo la situazione iniziale. E la zona di Sudafrica è un paese molto avanti rispetto alla media africana, però ci sono quattro grossi problemi che attanagliano la vita quotidiana delle persone in Sudafrica. Il primo è il problema dei trasporti, perché sebbene ci siano i trasporti pubblici, ma vadano molto male, gli abitanti che hanno le macchine vogliono... viaggiare assieme, vogliono condividere un viaggio, quindi è praticamente impossibile coordinarsi tra persone e viaggiare sulla stessa macchina e non si ha nessun dato riguardante le condizioni della strada o se ci sono lavori o strade dissestate, diciamo. Il secondo problema è quello dell'acqua perché, come appunto si conosciamo molto bene la situazione dell'Africa, non si ha nessuna idea della qualità dell'acqua, della pressione, della disponibilità nei vari pozzi che ci sono in giro e soprattutto non si ha una locazione, una posizione esatta di dove questi pozzi si trovino, a che distanza si trovino e soprattutto se ci sia coda. Ci hanno raccontato che in molti casi le persone fanno anche 2-3 ore di coda per poi arrivare e quel giorno lì trovare il pozzo con migliaia di persone. Il terzo problema è quello del cibo, perché non esiste un modo per scambiare il cibo a livello locale, per esempio a livello di mercati o di cibo che viene avanzato, e soprattutto non c'è modo per monitorare la propria dieta e mangiare il cibo salutare. Uno dei problemi che si stanno rivelando adesso in Africa, con ovviamente la scarsità di denaro, è quello di comprare cibo di scarsa qualità per mangiare, per sopravvivere, con ovviamente grossi scompensi sul proprio fisico. Il quarto e ultimo problema è quello delle immondizie e del riciclaggio, che praticamente non esiste. Sebbene ci sia alcune persone che lo provano a fare a livello, chiamiamolo, di singoli, non c'è nessuna conoscenza condivisa a livello di riciclaggio, quindi può essere che qualcuno lo faccia, ma dopo non c'è una conoscenza condivisa. E dopo ci sono moltissimi casi dove vengono bruciate immondizie e immondizie interi e non c'è modo per riportare questi casi qui o dei siti di stoccaggio di immondizie illegali. Quindi abbiamo valutato quali sono i nostri bisogni e le limitazioni da parte degli utenti e il punto numero uno è che ci serve qualcosa che sia veramente veloce e leggero per tutti i telefoni e soprattutto che utilizzi pochissima banda e che possa parlare in entrambe le lingue, quindi sia l'inglese, che comunque è molto parlato in Sudafrica, ma dopo in questo caso lo Xhosa, che è la lingua etichettata, diciamo, tipica di questa zona dell'Africa, e sebbene Sudafrica abbia migliaia di lingue ufficiali, insomma.
e il livello di limitazioni arriva quando si tratta di quello che facciamo con il nostro con il con la nostra applicazione, perché in Sudafrica non è ben chiaro il concetto di mappa, cioè moltissime persone non hanno idea di come cosa voglia dire raffigurare dei punti su una mappa, di come mappare visualmente la mappa sul territorio, e quindi si vuole qualcosa che sia veramente visualmente immediato. E in questo modo qui siamo arrivati alla soluzione che è appunto Duesabot, che è l'assistente personale, diciamo, che dovrebbe aiutare i sudafricani nelle loro giornate quotidiane. Questo che è l'ultimo logo su cui siamo arrivati, che è praticamente realizzato utilizzando i colori della bandiera sudafricana. E Duesabot esce come un bot per Telegram, che nella nostra prima versione che abbiamo rilasciato, proprio quella base, la 1.0, permette di aggiungere una richiesta, vedere una lista delle richieste, cancellare eventualmente una richiesta che è stata submittata e poi contattare l'utente che ha pubblicato questa richiesta. È stata proprio la versione iper base per avere un feedback immediato dai sudafricani, e perché e dopo aver vinto l'Hackathon, che abbiamo vinto qui a Trento, e FBK, che è la Fondazione Bruno Kessler, ossia il centro di ricerca e sviluppo di Trento, ci ha chiesto di continuare a lavorare sul progetto con loro, perché hanno una partnership appunto con l'Università di Rhodes in Sudafrica. Quindi abbiamo rilasciato la prima versione, che è stata testata da una trentina di insegnanti, per poi diffondere eventualmente il verbo. E adesso il vero constraint principale è il fatto che in Sudafrica è estate e quindi tutte le scuole sono chiuse, allora siamo in un momento un po' di stanca, e anche per noi qui in Trentino è un periodo di esami universitari, quindi è arrivato proprio nel momento migliore. Però a breve abbiamo già preparato delle cose che sono ancora offline e devono essere pushate, e quindi arriveremo con una versione 2.0. E un esempio della seconda versione che vorremmo fare è quella, per esempio, che si parte, e che qui è uno degli esempi che abbiamo fatto all'Hackathon, è di segnalare e scegliere il tipo di lingua che si vuole, cercare per un tipo di viaggio, il dispositivo chiede quale sia la tua posizione, la posizione viene mandata, e possono risultare i passaggi che ci sono da altre persone. Un passaggio è semplicemente la posizione desiderata di partenza, che è quella che l'utente manda, e quella desiderata d'arrivo può essere inserita tramite lista o tramite appunto geolocalizzazione, cosa che abbiamo cercato di evitare proprio per il fatto che gli utenti non conoscono la mappa. Quindi le quattro feature principali della nostra applicazione sono quella per i trasporti, ossia aggiungere un viaggio, cercare un viaggio, riportare un incidente o un lavoro sulla strada, e cercare quali sono i pozzi nelle vicinanze, aggiungere eventualmente nuovi, e votare e vedere la qualità dell'acqua, scrivere cibo possibilmente avanzato, oltre alle vicinanze, vedere i valori nutrizionali, e dopo eventualmente per il riciclaggio vedere quali sono come riciclare e riportare siti illegali. È molto interessante, uno dei motivi che ci ha fatto vincere l'Hackathon è il fatto che abbiamo deciso di basarci su applicazioni e servizi che sono già disponibili nella provincia di Trento grazie a FBK. Per esempio, FBK dispone di un servizio che è chiamato Bring the Food, dove permette di fare food sharing di cibo avanzato da, per esempio, compagnie o aziende o supermercati, e darlo, per esempio, a singoli o alla mensa dei poveri. Oppure uno dei progetti che si chiamava Come Butta, dove è contenuta un database di materiali, di oggetti e di strumenti con il relativo bidone dove questi devono essere riciclati. Quindi abbiamo detto potremmo basarci su questo e dopo far interrogare le varie API e rispondere tramite bot. Invece il problema del trasporto e dell'acqua, anche quello del cibo, sono basati tutti su più o meno un concetto di location based, quindi noi mandiamo una posizione. In questo qui, cioè, il bot si ritorna un oggetto, può essere un viaggio, può essere un pozzo, può essere del cibo. Quindi abbiamo cercato di approcciarle tutte con un modello molto simile. Perché dovrebbe funzionare un bot? Perché da quello che abbiamo visto nella nostra analisi di mercato, il 96% degli utenti in Sudafrica, un'analisi di Deloitte, possiede uno smartphone.
E la penetrazione, soprattutto anche nelle aree rurali, è molto elevata, addirittura l'80%. Ovviamente Sudafrica è un caso a parte rispetto ad altri stati, però anche il Kenya è molto avanzato, per esempio. E addirittura il 99% dei possessori di telefoni possono connettersi a internet, ovviamente anche tramite 2G, ma il 3G diciamo che è abbastanza presente, sebbene non sempre stabile. E l'80% dei possessori di telefoni utilizzano applicazioni di messaggistica o il 62% addirittura social network. Quindi in questo scenario qui utilizzare un bot si inquadra in modo perfetto. Poi non consideriamo neanche il fatto che il mercato di chatbot a livello globale si dice che si assisterà intorno al miliardo di euro entro il 2024, quindi è un trend che continua a crescita e lanciarlo subito in un mercato esplosivo come quello del Sudafrica potrebbe essere una cosa incredibile, insomma. Ecco, abbiamo fatto una piccola analisi di mercato vedendo quali competitor c'erano e nell'area le cose sono messe abbastanza male perché ci sono dei servizi che permettono di fare politica online, ci sono servizi come anche Uber o Carpool World che permettono di condividere passaggi, ma sono tutti a stato o nullo o quasi o progetti abbandonati. C'è Mobisan che permette di condividere cose o anche il Food Bank South Africa che dice quali sono i tipi di cibi che gli utenti possono utilizzare. Il tutto però è veramente allo stato basilare, al punto che non si sa neppure quale tipo di utenza abbiano. E si abbiano un mercato queste cose, quindi creare un bot in questo caso qui sarebbe un passo avanti, soprattutto perché fare un bot per Telegram, il fatto che la portabilità è incredibile, perché funziona su quasi il 100% dei dispositivi Android e iOS, in più può funzionare anche tramite browser, quindi anche telefoni che non sono smartphone potrebbero avere Telegram, ed essendo anche multipiattaforma potrebbero utilizzarli anche i possessori di laptop o di tablet, o immaginiamo per esempio gli studenti nelle scuole, quando hanno le lezioni di informatica, potrebbero utilizzare il computer della scuola e utilizzare Telegram su quel computer lì. Inoltre, consuma pochissima banda, è leggero e molto veloce e molto facile da mantenere. E invece, perché utilizzare un chatbot? Dalla prospettiva dell'utente, questa cosa qui si rivela una scelta vincente perché e è anche incredibilmente facile da utilizzare da parte dell'utente che può utilizzare delle emoji, perché il bot può utilizzare delle emoji per rappresentare dei concetti. Immaginiamo un caso dove ci siano ragazzi, ci siano persone che non parlano la lingua ufficiale, ci siano persone analfabete, come può essere facilmente il caso del Sudafrica, si può rappresentare dei concetti tipo caro o economico, oppure tanto cibo, poco cibo, utilizzando semplicemente delle emoji. In più non permette di non avere altre app preinstallate, quindi anche telefoni vecchi o molto low cost come in Sudafrica permetterebbero di avere un bot o semplicemente Telegram installata. In più la curva di apprendimento è estremamente bassa per il fatto che semplicemente sembra di messaggiare con una persona normale, insomma, ed è stato verificato in migliaia di studi. Ecco. Abbiamo anche fatto eventualmente un'analisi delle revenue, quindi effettivamente si potrebbe anche far pagare eventualmente i turisti per questo servizio, dandogli accesso tramite una chiave al bot, e in questo modo qui il bot potrebbe autosostenersi o eventualmente essere di proprietà delle community locali. Dopo ovviamente tutti i dati del bot potrebbero essere venduti allo Stato o essere parte di un progetto da parte dell'università o della municipalità. Ecco, noi siamo partiti con questo progetto nel settembre 2016 all'Hackathon, dove abbiamo vinto Via Trento. Abbiamo fatto una fase di sviluppo iniziale di redesign verso ottobre e novembre e fatto i primi user studies in Sudafrica. Con l'arrivo dell'inverno il progetto si è bloccato abbastanza, stiamo ridisegnando e testando delle nuove feature e abbiamo un bel po' di cose in offline che dobbiamo solamente pubblicare. Ma vogliamo anche vedere come si sviluppa la situazione in Sudafrica, perché l'idea era di fare uno studio sul campo eventualmente verso aprile e dopo eventualmente rilasciarlo anche in altre zone dell'Africa più avanti, ma questo è tutto da vedere, diciamo che sono grossi passi avanti da fare e portandolo avanti anche come progetto a tempo perso, diciamo i nostri ritagli di tempo per chi studia e per chi lavora e complica le cose da un certo punto di vista. Ecco, con quel team io mi ero occupato principalmente della fase di business development.
Luca e Silvio della parte di back-end e Massimiliano di quella di front-end interaction design. Ecco, grazie a tutti quanti, ritorno online. C'è anche Luca online, quindi io ho parlato un po' del progetto e della fase nella quale siamo, però siete benvenuti a fare qualunque tipo di domanda, soprattutto più tecnica, alle quali anche Luca potrà dare una mano. Grazie. Ci sono domande? Dal punto di vista architetturale e tecnico, mi senti? Sì. Ok, un chiarimento dal punto di vista architetturale, come è stato fatto questo progetto e come pensate di evolverlo, visto che avrà un'evoluzione, immagino che cambierà anche l'architettura che da cui siete partiti all'Hackathon. Esatto, sì. Iniziamo a parlare di una architettura molto basilare, perché c'erano motivi di tempo. Quindi all'inizio abbiamo usato una database JSON molto facile, veloce in qualsiasi ambito, e quindi niente, inizialmente per esempio erano semplicemente domande e risposte che potevi fare al bot. Poi con la fase che abbiamo fatto verso novembre abbiamo creato tutta un'architettura che è stata necessaria appunto con l'introduzione del menu che c'è all'interno del bot, quindi vi è creata una struttura più o meno per livelli, nel senso quando tu interagisci col bot puoi fare le quattro funzioni principali che sono da livello 0, diciamo, quindi devi entrare per esempio in impostazioni o aggiungere una richiesta o fare una richiesta. E da lì si prendevano le impostazioni, entri nel livello 1 che è cambia lingua e quant'altro e così via. Questo per memorizzare appunto la scelta che è stata fatta dall'utente, trolli, da tipo che non puoi cambiare una lingua se sta inserendo una richiesta e così via. Da lì quello che per esempio abbiamo fatto adesso è stato quello di creare un database più consistente, più strutturato. Appunto ci stiamo muovendo su frontiere più serverless, in modo tale che possiamo staccarci dalla struttura dal TPK e possiamo continuare a rilasciare aggiornamenti costanti e aggiornare vari singoli moduli. Per quello che un po' ci impedisce adesso è che adesso il server è sulla struttura di FDK, il costo di mente è zero, però ogni volta che dobbiamo fare un aggiornamento dobbiamo sentire appunto i responsabili e quant'altro. È una cosa, sì, no, molto veloce, però comunque un limite. E quindi stiamo appunto documentando in merito a eventuali costi che inizialmente per struttura server sono zero, poi dipende anche da quanto effettivamente viene utilizzato. Non polling, puoi dire qualcosa? Sì, esatto. Anche per esempio inizialmente il long polling non era stato fatto perché serviva appunto un server e un indirizzo valido. Con FBK quindi abbiamo per esempio creato tutta la nostra struttura, mentre con servizi serverless per quanto riguarda long polling non dobbiamo praticamente fare nulla di particolare perché è già tutto stato implementato. Adesso stiamo anche cercando di capire quanto vale la pena fare il bot per altre piattaforme, perché ci sono vari framework che ti permettono di realizzare un solo bot compatibile per le varie piattaforme, e questi sono un po' gli sviluppi futuri. Non so se sono esaustivo, se è qualcosa magari di più tecnico da... No, c'è stato chiarissimo. Da chiedere? C'è stato chiarissimo, grazie mille. Ok, perfetto. Sono una domanda. Sì. E avete pensato anche di mettere, non so se c'è già una parte di riconoscimento delle frasi, se qualcuno vi scrive in inglese, l'interazione col bot è una cosa a cui abbiamo dedicato parecchio tempo inizialmente, e per il fatto che quello che vogliamo fare è permettere agli utenti di parlare uno direttamente con l'altro. E adesso non so se avete provato il bot, è disponibile a @duesabot su Telegram,
E diciamo che è meglio, al momento abbiamo ancora da fare fasi di filtraggio anche per location, eccetera. Qui è un po', se ovviamente qualcuno mette una richiesta, questa apparirà nel server e manderà una notifica a tutti quelli registrati al bot. Però il fattore principale è che quando si utilizza il bot all'inizio, noi verifichiamo se l'utente possiede o meno uno username, in modo che se non ce lo ha, debba settarselo. Questo perché quando la tua richiesta viene postata, e permette di mostrare qual è il tuo username e l'utente può clic. Morto? No, abbiamo perso. Mi sentite? Ha lanciato il Sì, bot. ma tra l'altro Ho lanciato il bot. Ok, non ti sentivo io niente. È tornato, adesso ci siete tutti e due. Ah, che spero. Uno degli sviluppi futuri sarebbero quelli di fare un'interazione seamless come quella che fa per esempio Stranger Bot, che è uno dei bot più famosi per Telegram, dove tutto è nascosto all'interno del bot. Però noi per una versione di molto iniziale abbiamo detto, boh, facciamo semplicemente tramite username, così forziamo le scelte dell'utente verso l'username e poi clicchiamo. All'inizio la prima domanda che viene fatta dopo questa cosa qui è che tipo di lingua si parla l'utente, quindi sia, lo so, se sia l'inglese, in questo caso abbiamo messo anche l'italiano, ma si possono mettere in qualunque altro modo, essendo semplicemente un file JSON di lingue, può essere tradotto veramente in pochissimi minuti. No, in realtà Sì, sì, io avevo esatto. chiesto un'altra cosa. No, Non mi sento io, niente. Comunque sì, quella, la parte della lingua, appunto, abbiamo fatto un file JSON in cui per ogni tipo di risposta l'abbiamo scritta principalmente in inglese, ma anche in italiano, per provarlo, ma in realtà non penso si possa cambiare italiano sul bot attualmente in uso. E in questo modo, appunto, molto probabilmente a breve termine faremo anche lo XOSA e quello per tradurre in XOSA basta che diamo questo file con tutte le varie richieste in inglese al contatto che abbiamo, che ce le traduce praticamente nella prima giornata in XOSA e arriva in prima TV, non dobbiamo fare praticamente più niente. Forse la domanda era se anziché un insieme di frasi predefinite, pensavate utilizzare proprio una comprensione della lingua. Ah, Come ok, dire? Ok, sì. sì. Sì, no. È stato comunque anche utile sapere come funzionava Cioè, quindi la adesso fare quale. un'analisi del testo che inviano. Ok, no. Deve essere implementato, credo. Il fatto è, all'inizio volevamo tenere una cosa molto molto semplice e soprattutto per il fatto che è un progetto che portiamo avanti a tempo perso, quindi mettersi a fare AI e riconoscimento di testo all'interno del bot potrebbe essere una cosa un po' complicata. E d'altro lato, uno dei motivi per cui abbiamo anche voluto evitare questa cosa, che ci è stato suggerito da quelli di FBK che conoscono molto bene la situazione, è il fatto che potrebbe essere effettivamente rischioso fare riconoscimento del testo con utenti che sono analfabeti o semi-analfabeti o non totalmente alfabetizzati, che quindi potrebbero scrivere delle cose che non vengono riconosciute quindi del testo. Quindi uno dei motivi principali che abbiamo voluto fare è stato tenere un'interazione col bot più button-based possibile, più click-based possibile, in modo da lasciare poca scelta e poca libertà nel caso in cui debbano scrivere qualcosa. Certo, qui c'è due domande in realtà, una è un appendice di questa, c'è anche la possibilità di fare speech to text, ovvero questo di solito lo fa anche proprio la tastiera del telefono, no? Di tradurre dall'inglese verso un testo che poi dopo arriva al telefono, cioè che poi dopo arriva al bot. Sì, non ho idea di L'italiano quali va bene siano. col sudafricano, non lo so. Bisogna Esatto. vedere dagli accenti che vengono usati, però magari potete sperimentarlo. E su questo tema, dopo di voi ci sarà un'azienda che farà proprio la presentazione anche su temi che hanno a che fare con il riconoscimento del linguaggio, per cui magari se seguite in streaming può esserci qualcosa di interessante. Ma la mia domanda in realtà era, avete poi in mente di proseguire, a parte l'università che chiaramente ha la precedenza, ma trasformare questo bot poi in un'impresa aziendale Ma a livello, allora, magari per iniziare. per quanto riguarda la prima domanda, il fatto che tipo in Sudafrica ci sono 11 lingue ufficiali, quindi forse non vale effettivamente il gioco, non vale la candela. E riguardo la seconda, allora, io lavoro mentre gli altri tre studiano,
e uno di loro c'ha anche un lavoro come freelancer, quindi tutto complica le cose. Adesso tre di noi sono al momento impegnati con gli esami e dopo avranno la tesi. Una delle idee era portare avanti questo progetto come tirocinio, eventualmente tesi correlata, che adesso siamo in un momento di fine esami e quindi si deciderà se sì o se no e quanto effettivamente tempo investirci. E farlo diventare un'impresa potrebbe eventualmente essere un'idea per un certo. Dall'altro mi hanno dato che anche un trend che Abbiamo perso un sarebbe. pezzetto. Potrebbe essere un'idea per farlo e poi si è interrotto tutto. Però diventare un'impresa bisogna ricordare Scusate, potrebbe essere un'impresa, potrebbe essere un'idea quella di creare qualcosa sul discorso dell'ESABOT, e sebbene abbiamo visto che è un trend che sta prendendo piega e sta prendendo piede da varie parti. A tal punto oggi mi hanno girato un link molto interessante di questo UX team di Budapest che ha fatto appunto uno studio per un social bot che si chiama Nuru per appunto fare sharing economy e servizi in Africa, su altri servizi diversi dai nostri. Però effettivamente la strada diciamo che è segnata e l'Africa da quel punto di vista viene a miniera d'oro, il primo che ci arriva può accaparrarsi tutto. E al momento siamo in una fase molto iniziale delle cose e lo vediamo più come un progetto sociale che qualcosa per lucrarci sopra. Ovvio che avere un'azienda, avere qualcosa di ufficiale potrebbe aiutare anche a dedicarci più tempo e a velocizzare le cose. Dall'altro lato abbiamo questa partnership con FBK e con l'Università di Rhodes in Sudafrica, quindi può essere qualcosa che può avere dei risvolti molto interessanti pur rimanendo qualcosa no profit. Ok, grazie. Ci sono domande? Applausi. Una domanda meno tecnica. Allora, intanto bravi perché comunque è un bel progetto sociale, io vado spesso in Africa, quindi conosco bene i bisogni. Una domanda sull'analisi di mercato, perché avete detto lì c'è un bisogno con questi quattro punti, però questo automaticamente non vuol dire che poi la soluzione possa funzionare, nel senso che io non è che apro una pizzeria perché tutti mangiano, no? Quindi, cosa in particolare l'analisi che vi ha fatto, cioè, che vi ha fatto capire che questa. Funziona, Mi sentite? si Sì, sentono lo stesso, stesso, sennò che non vediamo. Sì. Quindi, cos'è che in particolare dell'analisi di mercato vi ha fatto capire che questa cosa possa funzionare in Sudafrica e con i bot? Qual è, Ma diciamo. si può dire che abbiamo avuto una valutazione pressoché immediata. Siamo partiti prima dell'hackathon, c'è stata un'introduzione di penso quasi mezz'ora di due persone, due responsabili qui di FBK, che lavorano da una decina d'anni con Sudafrica e anche uno che lavora all'Università di Rhodes, quindi conoscono benissimo quali sono i problemi. E noi non abbiamo fatto altro che mappare la nostra pianificazione del bot, la struttura del bot, basandola su quella che erano i bisogni e le necessità che sono state presentate inizialmente. Il fatto che l'utente abbia effettivamente questa necessità e questo potrebbe risolvere i problemi, c'è stato di per sé validato dal fatto che abbiamo vinto il primo premio e che hanno detto questo progetto qui potrebbe effettivamente scalare, diventare qualcosa di interessante, e dal fatto che è stato testato in Sudafrica il rappresentante del progetto sudafricano era iperentusiasta. Più di questo, a dire la verità, non dobbiamo basarci molto sul testare, insomma, abbiamo fatto degli studi con una ventina di utenti che hanno cominciato a imputare i loro primi bisogni, le loro prime richieste, quindi più di questo non abbiamo al momento. Grazie. Luca, se vuoi aggiungere qualcosa. Sì, no, esatto, cioè, poi da lì è nato, cioè, non c'erano motivi principali. A noi ci piaceva molto questa idea qua, dall'analisi che abbiamo fatto, effettivamente abbiamo cercato di fare un qualcosa più semplice possibile. Avremmo voluto tranquillamente fare un'applicazione, però da lì c'erano i problemi che effettivamente su telefoni molto datati e obsoleti.
non c'è spazio di memoria e già anche da noi ci sono molte persone che disinstallano applicazioni che non hanno spazio. E quindi abbiamo pensato che utilizzare un bot su un'infrastruttura preesistente potesse in qualche modo agevolare l'utente a continuare ad utilizzare il servizio, e tenere un bot, un'interazione in stile bot per persone, quindi magari analfabete e quant'altro, abbiamo pensato che potrebbe essere un'idea vincente. Da lì a una validazione non abbiamo, appunto, come diceva Francesco, non abbiamo dati alla mano o quant'altro. Stiamo costantemente sperimentando e vedendo effettivamente quali sono i pregi e i difetti del bot e quant'altro. Per esempio, nella versione 1.0 che abbiamo rilasciato permettevamo solamente l'inserimento di richieste, perché è stato detto mettete solo le richieste, non mettete le offerte, mentre la prima cosa che abbiamo notato è che le persone provavano a fare offerte tramite le richieste, quindi in quel caso mettiamo sia le richieste che le offerte, però probabilmente la versione che c'è sul server al momento permette solo di fare richieste, quindi ci adattiamo un po' in base agli utenti. Esatto, un limite, una cosa da aggiungere, un limite effettivamente abbastanza importante del bot che sta cercando di risolvere, appunto, è proprio l'interazione con la mappa, perché un problema molto forte è che loro in realtà non praticamente si orientano a punti principali, a punti di interesse che non trovi su Google Maps e sono poco conosciuti, e neanche da lì a fargli vedere una mappa è molto difficile, quindi sta cercando di creare, non so un po' come avviene, non so come in altri contesti, un vai di qua, vai dritto, vai a destra, senza però guardarci sui punti cardinali, perché anche lì è un problema, e quindi stiamo cercando effettivamente di capire i pro e i contro di ogni cosa. Va bene, grazie. Ok, grazie. Grazie ancora e buona serata e buona continuazione, per poi seguiremo lo streaming. Grazie. Esatto. Grazie a voi, buona serata. Ciao. Le slide sono già online, poi vi darò il link successivamente. Perfetto, grazie. Grazie, ciao. Ciao.